altro. Voglio partire dal contesto in cui si svolge questa attività. Ed è una tesi di fondo ampiamente condivisa. L'enorme progresso degli ultimi 50 anni delle tecnologie ICT, come le chiamiamo, ha un motore, e il motore è stato la capacità di inserire un numero di transistori sempre maggiore in un singolo circuito integrato. Questo ha consentito di aumentare in ogni circuito integrato in modo impressionante negli anni le capacità computazionali e di incrementare analogamente le capacità di comunicazione dei sistemi elettronici. Per illustrare quello che è successo, mi riferisco a quello che è stato lo sviluppo della maggiore industria nel settore della produzione di circuiti integrati al mondo, che è Intel, quindi giusto esemplificativo questo grafico. Che cosa è successo? Negli ultimi 10 anni la produzione di circuiti integrati è la più grande industria basata su nanotecnologie del mondo, con un fatturato globale di 340 miliardi di dollari nel 2012. Perché nanotecnologie? Perché le dimensioni dei transistori sono dell'ordine di poche decine di nanometri, incredibilmente rispetto a quello che si supponeva 20 anni fa. E negli ultimi 10 anni come è stato possibile? Guardate che negli ultimi 10 anni la velocità di aumento del numero di transistori su un singolo circuito integrato è aumentata. È stato possibile perché 10 anni fa si è cominciato a deformare il materiale. Il silicio è stato deformato per compressione, per estensione, in modo da migliorarne le caratteristiche elettriche. 5 anni fa circa si è cominciato a cambiare i materiali. È stato praticamente tolto l'ossido di silicio, c'è stato sostituito ossido di affnio. Sono state inserite sacche di germanio nei contatti dei transistori per migliorare le caratteristiche elettriche. E in pratica l'anno scorso in vendita sono andati circuiti integrati microprocessori Intel con i transistori non planari ma disposti come una pinna sulla fetta di silicio. Quindi un progresso dovuto soprattutto all'introduzione di nuovi materiali e all'adozione di forme nuove. E questa è la situazione in cui siamo ora, cioè un chip di una dimensione 1,5 cm x 1,5 cm, un tassello di silicio di poco più di 1 cm², ha dentro 1 miliardo di transistori, ciascuno di dimensioni una 20 di nanometri. Ok? Quindi da qui come si va avanti? E in questo ambito entrano in gioco i materiali come grafene ed altri materiali bidimensionali. Parliamo del grafene perché negli ultimi anni è l'argomento, cioè il materiale nuovo di cui si è discusso di più probabilmente. È stato isolato nel 2004 e nel 2004 ne sono state misurate splendidamente le caratteristiche elettriche, ottiche, eccetera, presso l'Università di Manchester nel Regno Unito. Il materiale ha delle caratteristiche veramente impressionanti dal punto di vista meccanico, termico ed elettrico, e questo ha fatto sì che sia partita insomma una caccia all'oro. Migliaia di ricercatori scienziati di tutto il mondo a caccia di modi di realizzare strutture in grafene e utilizzarlo per diversissime applicazioni industriali, tanto che dopo pochi anni dall'isolamento e dalla caratterizzazione i due come responsabili di questo inizio di settore di ricerca hanno ricevuto il Nobel nel 2010. Dunque, perché è tanto interessante in elettronica? Ci sono due motivi principali. Uno, perché è sottile un atomo, è praticamente uno strato atomico di grafite, e se è sottile in una direzione può consentire di realizzare buoni transistori piccoli in tutte le dimensioni. Quindi rientra nell'obiettivo di mettere sempre più transistori su un singolo circuito integrato. Poi ha una mobilità degli elettroni enorme, circa 100 volte più alta nel grafene isolato di quello che si può ottenere in un dispositivo a effetto di campo in silicio. Cos'è la mobilità per chi magari non lo ricorda?
è la velocità con cui si muovono gli elettroni a parità di tensione applicato, a parità di altre condizioni del dispositivo. Quindi, a parità di altre condizioni, un fattore di mobilità 100 volte maggiore si trasforma, si può trasformare in una velocità di commutazione 100 volte maggiore. E ci sono un sacco di caveat, ma non è questo il momento. L'altro aspetto importante è che è compatibile con la tecnologia CMOS. Qual è il guaio? C'è un guaio, c'è una fregatura sotto, ed è il fatto che non è un semiconduttore. In pratica è un semimetallo, cioè ha un gap di energia molto molto piccolo, e questo è un guaio per la realizzazione di circuiti integrati. Giusto una slide, è un minimo tecnica. Perché è importante? Perché in un transistore a effetto di campo, quando lo voglio spegnere, è il gap di energia del canale che mi consente di spegnere il transistore. Perdonate giusto la figura un pochino più tecnica. Se quello è il profilo delle bande in un transistore a effetto di campo spento e il gap è piccolo, gli elettroni passano per effetto tunnel dal source al drain e non si riesce a spegnere il dispositivo. Se il gap c'è, il gap fa da blocco. Okay? Quindi ci vuole un gap, e tutte le regole del gioco nella ricerca sul grafene adesso, per elettronica, per l'uso nei circuiti integrati, si riducono a questa singola cosa. Come si fa a indurre un gap nel grafene, chimicamente, meccanicamente, geometricamente, senza perdere le qualità ottime dal punto di vista elettrico che il grafene ha. È tutto lì il gioco. Se ci si riesce, va avanti, se non si ci riesce, si cambia lavoro. Noi cosa facciamo? Noi siamo specialisti di elettronica computazionale, quindi nel tempo abbiamo realizzato degli strumenti per prevedere se una nuova forma, un nuovo materiale in un transistore può consentire di ottenere prestazioni eccellenti utilizzando la simulazione a calcolatore. Ed è una simulazione complicata, perché ci vuole una simulazione chimica, perché i materiali sono nuovi, chimica quantistica come si dice, per conoscere le proprietà dei materiali, e poi si modellizza il transistore atomo per atomo, d'accordo? Quindi sono necessarie risorse computazionali intense e competenze altrettanto varie, perché nel nostro gruppo di ricerca tipicamente lavorano ingegneri elettronici, fisici e chimici, chimici della specialità, insomma chimici quantistici, per riuscire a conoscere le cose. Giusto, se posso, no, completo un minimo di acknowledgement, solo questo, un minimo di acknowledgement, poi si va avanti. È bloccato, quindi effettivamente c'è un blocco hardware. Questo poi, no, andiamo direttamente all'ultima, tanto volevo far vedere soltanto questa cosa. Ecco, questo tipo di attività di ricerca lo svolgiamo nell'ambito soprattutto di una serie di progetti europei in FP7, in cui siamo stati coinvolti, perché sono terminati l'anno scorso e siamo ancora correntemente coinvolti. Tutto. Grazie per l'attenzione.